Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Nessuna fiducia letta. Governo tradisce il Nord. IVA aumentata al 22%. Disoccupazione giovanile al 40%. Ogni giorno 1000 imprese chiudono o delocalizzano. Pressione fiscale al 68%. Signor Presidente del Consiglio, buona stabilità, signori ministri. Buona stabilità, signori sottosegretari. Buona stabilità, cari parlamentari tutti. Ma la stabilità è parente prossima dell'immobilismo e questo Paese ha bisogno di tutto tranne che di immobilismo, ha bisogno di una rivoluzione questo Paese, non soltanto di stabilità immobile. E vorrei raccontare di un Paese incivile dove si riesce a concepire un acconto sulle imposte del 103% dell'imposta. Un Paese incivile dove si approvano i bilanci di previsione degli enti locali nel mese di novembre. Un Paese incivile in cui si privatizzano le società pubbliche vendendole allo Stato. Un Paese incivile in cui un comune sull'orlo della bancarotta si propone di organizzare le Olimpiadi del 2024. Un Paese incivile dove, come giustamente diceva il collega Guidesi, si dà un credito d'imposta di 700 euro, molto superiore a quello riservato ai normali cittadini e ai normali giovani, per i detenuti che escono anticipatamente con il decreto legge svuota carceri approvato da questo Parlamento su iniziativa del suo governo. E per questo motivo, che diversamente da quello che le ho detto in una circostanza analoga qualche mese fa, in occasione del dibattito sulla fiducia, io non le dico non guardi a destra, non guardi a sinistra, ma guardi avanti. Questa volta le dico: si guardi alle spalle, si guardi dietro. Buona stabilità, Presidente del Consiglio. Diciamo la verità, i provvedimenti approvati si sono dimostrati sostanzialmente inutili. La stabilità non può essere un unico valore. Nulla su federalismo, avete bloccato i decreti attuativi, nulla su semplificazione e sburocratizzazione, nulla sulla questione settentrionale. Gli avevamo chiesto il 75% delle tasse e la macro regione, non lo ha rispettato e la sfiducia non la diamo solo noi qui al Senato, ma gliele danno le famiglie e le imprese di quel nord produttivo che mantiene tutto questo carrozzone. Informati bene, scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net.